Allora, prima di portarvi al video, faccio una premessa. Inizialmente il video sarà in verticale perché mi sono scordata di mettere il telefono così e quindi se vi fa schifo, mandate avanti e poi a metà video, anche di meno, ci sarà appunto il video messo così, ma mi ero scordata e non mi andava di rifarlo. Comunque, ora vi lascio al video. Ciao a tutti, benvenuti in questo nuovo video che è la terza parte del video di Shein. Questa è una parte molto più easy, cioè non c'è niente di eclatante e non c'è niente di mio. Però comunque ho deciso di farvelo vedere. E niente, vediamo il pacco. Inizialmente ve lo faccio, non li ho visti prima, cioè mi è appena arrivato, è in tenuta casalinga, ve lo faccio vedere, quindi scusate le condizioni, però. Siccome dopo devo studiare, ho detto lo faccio vedere adesso e poi dopo studio. Allora, oddio, questo è il pacco enorme. Adesso lo apriamo. Sinceramente non so come aprirlo. Cioè sta tipo esplodendo di qui. Vabbè, lo apro da qui semmai. Lo appoggio però se non faccio danni. Mi sono munita di forbice. Sperando di riuscirci. Sarà una battaglia fra me e questo pacco, sappiatelo. Ecco, voglio farvi vedere il contenuto, ma non vorrei fare danni. Proviamoci. Questo è il contenuto della scatola. Quindi ne abbiamo un po' di uno. Ora lo metto a terra e ve ne faccio vedere una per volta. Ma per la prima volta Shein mi ha mandato un bellissimo volantino. Non so se c'è lo sconto su questo volantino. Non lo so. Sì, mi ha dato un codice per lo sconto. Se lo volete ve lo do. È TSX15. Credo che io possa darlo. L'unica cosa è che lo leggerete al contrario. Quindi tutto grande TSX15 se volete usarlo. Perché io per adesso non credo di fare ordini. Però lo condivido con voi. Non è scopo né professionale né niente, non me l'avevano mai mandato, quindi credo di poterlo dare. Comunque, iniziamo con le cosine. Allora, sopra sopra c'era una cover che è semplice nera con un cuoricino dorato con scritto Be Love. Si pronuncia così? Comunque è molto semplice, ci sta. Abbasso un po' la luce così non mi vedete bianca cadavere. Che non mi ricordo come l'avevo impostata le altre volte. Vabbè, lasciamo così. Poi abbiamo qualcosa di abbigliamento che apro perché appunto vi ho detto sono di mia sorella. Quindi io non ho idea di cosa siano. Ah, credo sia una gonna comunque. Comunque questa è la gonna. Sembra un po' cortina. È il materiale è tipo quello rigidino. Vedi, questo è l'effetto. Vedi, certo, una persona, vedi. Vabbè, ha la cerniera laterale. Questa. Molto così, è semplice. Come si dice? Frufru, non so come si dica. Però diciamo, ci siamo capiti. Poi, andiamo avanti con. Sarà un altro capo di abbigliamento. Ah, mi sa che è una felpa. Lo capisco più o meno dalle taglie dei colori, però non vorrei dire cavolate. Siano per. Al materiale morbido, meno male, perché con le felpe di Shein è sempre un'impresa, perché ci sono quei materiali che sono plasticosi, invece questo è morbidissimo, però è leggero. Allora ve la faccio vedere, invece di stare a parlare senza farvi capire. Ed è questa, oddio. Non so se la riuscite, ve la riesco a inquadrare tutta. Comunque è di questo viola. Ha i polsi sia qui che giù. L'unica cosa che appunto è tanto leggera, cioè non è. Cioè sembra che sia felpata, però è proprio leggera. Cioè devi mettere per forza con qualcosa sotto. Infatti io riesco persino a vedere il telefono, ma non è trasparente, lo vedo perché la luce è forte e me lo fa vedere, però è leggerissima, però bella larga, gliela ruberò, sì, sperando che non mi guardi questo video. Poi abbiamo una coperta, perché mia mamma ha voluto prendere due coperte, una per la camera da letto e una per la stanza, prima che poi non ve la apro perché
entra sta coperta. Comunque è imballata benissimo, cioè c'ha questa carta, poi devo togliere questa carta e ha un'altra carta. Quindi imballaggio. Perfetto. Allora, e poi ve la faccio vedere così senza. Ah, qui è chiusa. Ah no. Ve la faccio vedere. Allora, è blu e questa è la fantasia. Tipo a zigzag. Con queste linee prima in modo verticale, orizzontale, mi sto buggando. Queste linee in verticale e poi abbiamo zigzag. La grande F dovrebbe coprire un letto matrimoniale. Ora non me la so da aprire perché non me la riuscirei mai a riprendere, però questa comunque il materiale è morbido, mi piace. Sì. Ed è leggera, cioè comunque per la primavera. Cioè non è piumuna. Però comunque è bella, mi piace. La butto qui. E vi prendo l'altra, che è di un colore molto sobrio. Bellissima, sembra che c'è la polvere, ah no, è opaco. Oddio, pensavo ci fosse la polvere, invece è qui dietro è opaco. Comunque, vi tolgo la carta. Allora, anche questa ha il doppio imballaggio, questa però chiusa, invece l'altra ce l'ho un po' fuori. Alla prima, poi si esce. Mamma, farò i muscoli. Un attimo. Voilà. E poi abbiamo l'altro imballaggio che sembra sempre chiuso. Ah no, questo è veramente chiuso. Ok. Ed è questo rosa bellissimo. Non so se da vicino me lo so. È un po' più acceso dal vivo. Da lì sembra più spento, invece è un po' più acceso. Provo a spegnervi la luce e vediamo se. Vedete? Questo piumino è più assomiglia a più a reale, però ve l'accendo perché però non vedete una tubo. Comunque questa è la fantasia. Bella, lo stesso testo di quella di prima è appunto sempre primavera, non per l'inverno, perché se no non vi prendo. Poi abbiamo il cinturino dell'Apple Watch, non so parlare. Nero sempre, quindi non c'è niente da farvi vedere. Qui, non mi basta riuscirlo, sapete come ho fatto un cinturino, dai, dai. Poi abbiamo un orecchino, tipo, non so come si dica tecnicamente, però sono appunto quegli orecchini finti. Vi faccio vedere l'orecchino più da vicino, senza luce, che forse lo riusciamo a far vedere. Bello, mi piace. Ci piace, ritorniamo lucenti. Voilà! Allora, non riesco mai a capire se è meglio senza luce o con, perché con la luce si vedono meglio i dettagli, però senza è meno accecante. Poi, secondo voi, è meglio senza o con la luce? Fatemi sapere, il vostro parere. Comunque abbiamo, oddio, una cover che si è deformata. Vabbè, vabbè. Che è con rosa. Più un pesca e un cuore dorato, ve la sto aprendo se non si vedeva niente. Allora, guardate che si è deformata. Vabbè, abbiamo questa cover con il cuoricino ed è questo rosa pesca molto chiaro chiaro chiaro, siccome sì, comunque dalla fotocamera rende e i bordini sono dorati. È solo che è deformata, se non riuscite a vedere anche voi. Rimane deformata, vabbè. Poi sul telefono si addrizzerà, speriamo si addrizzerà, di regola si deve addrizzare per forza, sennò come fai a mettere il telefono in una cosa storta? Allora abbiamo, vedo questo per primo perché non so cosa sia, quindi mi tolgo il dubbio, one side. Ah, mi vuole calzare la rete, sto dicendo perché. Comunque sapete come sono fatte le calze a rete, se cioè non riuscite a farvele vedere. Belle, belle. Sotto sono chiuse o aperte? Bella domanda. Ok, sono quelle chiuse. Sembrano piccole, però secondo me sono tanto elasticizzabili o no?
Vedremo. Ma poi vi faccio vedere. Ah, c'ho questo. Stavo prendendo un altro quando ho questo sulle gambe. Abbiamo qui una maglia, forse. Con le frange. Ah, è crop. Una maglia bellissima. Con queste frange a scova a V. È top. Corte. Cioè, corte il top, nel senso inteso come corte, no, top, che è top. Vabbè. Ho i polsini. Salto così. Ci sta, ci sta. Poi abbiamo ultime tre cosine. Vi faccio vedere. Un acquisto pazzo di mia sorella, che credo siano quali, appunto. Sono una cartavellina in menta, che gettiamo per terra. Altra cartavellina. E per finire. Ah, forse l'avevano messa per me. Non so perché l'avevano messa. E per finire, voilà! Pantaloni in pelle, in lattice, in finta pelle, non lo so. Però, questi. Che non ve li farò mai vedere indossati perché sicuro non vorrà. Però comunque, se volete vi metto il link, lo vedete da lì. Comunque sono dei semplici pantaloni in pelle. Sono leggeri comunque. Hanno l'elastico in vita. E basta. Andiamo al penultimo capo,